forse un principio nel principio, un fine nella fine. Esiste un roseto che a una mano possa risparmiare le spine. C'è cosa al mondo che si esponga al lusso di essere detto interamente. Al mondo resta impronunciabile anche il sillogismo più preciso, in fondo è balbuziente. È il dibattito su Dio che ruota sempre attorno all'esistenza, come se l'esistere potesse sempre garantire consistenza. Dio non è morto ma si è guadagnato un posto in mezzo alle riserve per essere chiamato in campo solo strettamente quando serve. Si consuma senza accorgersi del fuoco chi non è mai sceso a patti con il vuoto. Certo non bisogna essere molto scaltri per capire che nessuno sa, ma si può non saper meglio degli altri. Ma l'assurdo dell'evento non deciso, poi del cuore che si ferma, non son poi così gran cosa per chi resta al caldo dentro alla caverna. Ammorbidire il cuore, modellare la testa di un ariete, non è cosa di chi anche senza proiezioni si accontenta di fissare la parete. Farsi totalmente altro per coincidere con la propria pelle, per capire se c'è un complice o è solo amore che muove il sole e le altre stelle. Tra il caso di venire al mondo e la necessità di ritornare eterni, c'è il tempo di essere nel tempo e di indagare a fondo la chimica dei giorni. Si consuma senza accorgersi del fuoco chi non è mai sceso a patti con il vuoto. Certo non bisogna essere molto scaltri per capire che nessuno sa, ma si può non saper meglio degli altri. Non pensare che l'intuizione venga solo se l'aspetti sotto un melo. Perdere la bussola induce ad orientarsi con il cielo. Innamorarsi del rocchetto fa scordare che esista l'aquilone. Va fuggita solo l'illusione di poter prescindere dall'illusione. Si consuma senza accorgersi del fuoco chi non è mai sceso a patti con il vuoto. Certo non bisogna essere molto scaltri per capire che nessuno sa, ma si può non sapere meglio degli altri.